Automobili che sfrecciano ad alta velocità proprio davanti all'uscita della scuola materna di San Vittore, mettendo in pericolo la salute dei bambini e dei genitori che tutti i pomeriggi li vanno a riprendere. Oggi pomeriggio Pierezio Ghezzi, Roberto Gallotti del Partito Democratico e Fabio Aquilini dell'Italia del Rispetto hanno incontrato i genitori dei bambini. L'ubicazione della scuola e l'uscita è su Strada Valle. Strada Valle è una strada molto frequentata e soprattutto non esistono dei dissuasori o qualche cosa o la possibilità diminuire la velocità degli autoveicoli è evidentemente molto ridotta, per cui vengono esercitati dei controlli molto frequenti dalla polizia locale, oppure si predispongono degli strumenti tecnici quali dossi o qualcos'altro che possa evidentemente dare maggiore sicurezza. Il Movimento Civico Italia del Rispetto si era già occupato del problema lo scorso anno con l'organizzazione di una raccolta firme. Io ero partito innanzitutto dalla mia esperienza personale, che mia figlia ha fatto 3 anni qui all'Asilo Valle. Questo problema era esistente. Mi hanno chiamato alcuni genitori dicendomi se potevo sensibilizzare questo problema e così ho fatto. Quindi ci siamo adoperati come movimento, abbiamo raccolto delle firme, non solo per quanto riguarda l'asilo ma anche dei residenti qua di Strada Valle, e abbiamo raccolto circa 200 firme. Queste 200 firme, proporzionate ai residenti che sono qui, secondo me è una percentuale alta. Pertanto credo che il problema dell'asilo Valle, e soprattutto per i bambini, quindi i sensibili, è un qualche cosa che bisogna prendere in considerazione. Ma cosa ha fatto l'amministrazione Barbieri fino ad oggi? Questo è successo nel 2014, oggi siamo nel 2015, l'amministrazione non ha fatto nulla. Qui è tutto da vedere, esattamente le famose strisce pedonali senza alcuna isola che possa quantomeno riparare chi deve attraversare il passaggio pedonale. Mi pare che veramente la situazione è qui da vedere, insomma. Chi frequenta questa scuola, i genitori sono veramente, non dico impauriti, ma evidentemente ha molto timore per i loro bambini. Il problema è che questa strada, il limite non sempre è rispettato, anzi il più delle volte non è rispettato, e quindi siamo in una posizione che a volte è veramente pericoloso uscire, esci tenendotene veramente vicine. Sicuramente l'amministrazione interverrà per accontentare comunque tutti i genitori dell'asilo Valle. Penso che semplicemente con un dosso rallentatore si risolva la problematica.